Nell'ambito delle celebrazioni nazionali del centenario della Prima Guerra Mondiale saranno ricordati in tutta Italia i numerosi eventi bellici della Grande Guerra e tra quelli che ebbero come scenario il Monte Pasubio, in particolare la battaglia del 2 luglio 1916 condotta nella selletta tra il Dente Italiano e Cima Palon a 2200 metri di altezza dal valoroso bersagliere tenente gelese Salvatore Damaggio dell'85esimo Reggimento Brigata Verona. Le gesta del leggendario eroe gelese del Pasubio sono state ricostruite nel libro già presentato a Gela presso il Museo Archeologico Regionale di Gela, Piume, baciatemi la guancia ardente, un romanzo scritto dall'abile penna della scrittrice siciliana Vera Ambra, liberamente ispirato alla vita di Salvatore Damaggio, dal quale è stato a sua volta tratta la graphic novel Ritorno al Pasubio, sceneggiato dallo scrittore Alfredo Sorbello e disegnato da Gaetano Testa in arte GATT. L'eroe gelese Salvatore Damaggio, con soli 7 superstiti, si oppose agli avversari austriaci, costringendoli a rinunziare al piano di invasione della pianura padana a seguito delle gravi perdite umane subite e, come disse un generale austriaco, mancò un soffio. L'Austria-Ungheria aveva tutte le intenzioni possibili di trasformare il Pasubio nel proprio baluardo difensivo. Tra la fine del giugno e i primi di luglio del 1916, i risultati dei violenti bombardamenti e degli assalti imperiali contro le linee italiane, che falciarono di netto intere compagnie, diedero l'illusione di aver concluso le operazioni lungamente pianificate dal generale Konrad von Etzendorf. L'obiettivo principale era quello di sfondare nella pianura veneta per prendere alle spalle l'esercito italiano, impegnato con il grosso delle sue forze sul fronte orientale, lungo il fiume Isonzo e sul Carso. Questi propositi però vennero ostacolati sulla selletta tra il Dente Italiano e Cima Palon da un sottufficiale di Gela, il tenente Salvatore Damaggio, che con una mitragliatrice li respinse energicamente. Era il 2 luglio del 1916 e l'esercito austriaco, dopo aver rovesciato consecutivamente per giorni e notti tempeste di piombo e fuoco sulle posizioni italiane e dopo aver falcidiato interi reparti, si sta preparando per invadere l'Italia. In questo tragico scenario non c'è spazio più per i vivi. I corpi di oltre 3.000 soldati italiani formano un lungo e largo tappeto di sangue. Soltanto 8 saranno i superstiti: il soldato Bonnici del distretto militare di Siracusa, il sergente David Bordignon da San Giacomo di Louisiana, il caporal maggiore Urbani da Valdagno, il caporale Giaccone del distretto di Palermo, il caporale Andorlini di Firenze, il soldato Giuseppe Cappa da Monzambano, il soldato Pietro Guyon del distretto militare di Udine e il bersagliere gelese Salvatore Damaggio, comandante della 4ª sezione mitragliatrici del 4º battaglione dell'86esimo Reggimento Fanteria Brigata Verona. Anche quest'anno presso il Sacrario Militare del Pasubio si è svolto domenica 26 giugno scorso un rito commemorativo in onore dei gloriosi caduti nella guerra tra il 1915 e il 1918 e sono state ricordate le gesta del nostro eroe gelese Salvatore Damaggio.